Ok, secondo le istruzioni, qua ci stanno dicendo che non so leggere in giapponese, quindi purtroppo questa cosa non la potremmo utilizzare, ma mi sono preparato prima su come utilizzare questi cosi, ovvero le pietre per affilare il nostro coltello che ho perso. Dove sta? No, no. Ok, ho trovato il coltello. Affileremo uno di questi bad boy. Io ho avuto questo piano. In pratica ho preso i sassi, o come si chiamano, i cosi per affilare. Sassi, ovvero le pietre per affilare. Da quel che ho visto, comunque su internet scrivono che le pietre così, se non sbaglio, era anche sul sito del produttore c'era scritto che queste pietre vanno messe prima a mollo in acqua per qualcosa tipo 5-10 minuti. Quindi vediamo un attimo, queste le mettiamo subito proprio al volo in acqua, così avremmo qualcosa su cui lavorare. Boh, non lo so, ci vediamo tra 5 minuti praticamente. Oh, guarda, sta facendo le bolle, che figata. Che cavolo era quella cosa? Bellissimo, adoro. Si sta accendendo, Simo. Perfetto. 400, sì, ok. Hai visto che ha assorbito anche... No, non è che ha assorbito l'acqua, non è vero, stavo scherzando, era semplicemente questo che stava facendo volume. Ups. Che poi se ci pensi sto facendo una marchettata assurda a questi qua perché ci hanno messo proprio il coso, che tristezza. Sai che è una cosa abbastanza strana comunque perché dovreste in teoria ricordare quante mosse fate e mi sa che non è ancora bagnato abbastanza, sai? Però piano piano si sta già vedendo. Ho fatto quante? 5 mosse? Si sta già leggermente facendo, non so se si vede. Ma mi sa che dalla videocamera non si Non si vede. vede la lancetta. Hai visto? Io voglio veramente vedere se questo qua riesco a farlo fare proprio tagliente tagliente. È tipo il mio sogno, hai presente i sogni bagnati delle persone? Già che oggi stiamo parlando di cose bagnate. Che tristezza però. Perché sto rovinando il coltello di Ugino. Non te lo niego, non era per caso. Perché non vuoi No, sapere? io sapevo, Non vuoi sapere perché era il coltello di Ugino? vaffanculo. Non vuoi sapere perché era il coltello No, di non lo voglio Ugino? sapere, non lo voglio sapere. Sei sicuro? Sì, non lo voglio sapere. Eh no, perché era il Non coltello lo per voglio sapere. Era il coltello No, per Ugino. no. Eh sì, vedi che adesso piano piano sta facendo anche l'acqua quando esce. Sta uscendo l'acqua, mi sa che adesso va bene. Lo so che qua mi servirebbe tipo una pietra di livello 100 o cose così, però ragazzi, capitemi che queste costano tipo 10-15 euro a pietra. Anzi, quella giapponese mi è costata anche decisamente troppo, quindi sinceramente mi accontento così. Io te lo dico che già sento che oggi mi faranno male le mani. Mamma mia. Io sono curioso, quando è che questa scritta si leva dalle palle? Così smetto di fare pubblicità gratis. Soprattutto non dovresti fare in piedi sti lavori. Perché Perché? il cameraman non è così buono da non far vedere che sta in cattivo. Ma che te frega? Sto a casa. Vergognoso. Grazie. Taglio tutto. Bastardo. Oh, però no, adesso è troppo bello piano piano. Con questo potrei iniziare a tagliarci della gelatina. Quindi anche prima. Forse. Potrei tagliarci del burro con questo adesso, lo sai? Wow! Oh, io quasi quasi ci proverei a tagliare qualche pezzo di carta o qualcosa. Che dici? Ci proviamo? Vabbè, appena iniziamo, appena si va a formare la lama, qualcosa del genere. Adesso non è ancora formata del tutto. Fammelo puli un po'. Anzi, magari con l'acqua corrente. Ma se poi non corre? Temeno. Memeni se non corre? Sì. Perché? Perché sì, sono fatto così. Le cose che non funzionano ti fanno arrabbiare? Sì. Aia. Perché vivi a Roma? Fottiti. Cambiamo un po' l'angolazione, così il video non sembra troppo uguale. Sì, ce la faccio più, guarda. Ok, allora, vediamo adesso. Questo è con l'affilatura 400. Voglio vedere se così riesce a tagliare qualcosa. È già comunque stato affilato. Voglio vedere se... Con la 400! Si sta già tagliando di suo! Circa, vabbè, con un pochetto di forza, però a tagliare taglia. È più che altro un taglio molto forzato, però voglio vedere come continua, sinceramente. Ok, Simo, adesso ritocca fare mezz'ora con la 1000.
Ti vedo, No. ti vedo No. contentissimo. Senti un po' di vino che ho portato fino adesso. Basta. Oh, che figata con questa sensazione. Però mi sono abituato troppo al 400. Si vedeva, eh? Metto così. Che camera, men, schifoso. Fai proprio schifo come camera, men. Guarda, te cambio, non te pago più, guarda. Pagato. Cosa? Granatura a 1000. Vediamo se adesso taglia un pochetto meglio. Qua è bagnato, però, maledizione. E beh, adesso inizia proprio a tagliare facilmente. Adoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sai che mi sta venendo un crampo al pollice? Davvero mi sta. Ah! Lo sto sentendo adesso, mi sta salendo. Hai presente quando il crampo inizia piano piano e poi piano piano inizia a fare sempre più forte? Lo sto sentendo qui. Sentendo. Questa dovrebbe essere con l'affilatura a 3000. Ok, controlliamo. Vabbè, mi sembra abbastanza uguale a quella di prima, sinceramente. Però il fatto è che ormai il foglio è mezzo bagnato, quindi voglio arrivare a tal punto che tipo premi soltanto e si taglia il foglio. Voglio vedere se ce la facciamo. Ti posso fare uno scherzo epico, Simo? Ma come no? Allora cerco di tenerlo tipo così. Vedo se. No, ancora non è abbastanza. Per tutto il tempo. Vedi però, tipo adesso non sto neanche premendo troppo forte. Sta andando giù e basta. Adesso il momento della verità. Innanzitutto direi di cambiare l'acqua che è tipo pulitissima. Non so se si vede. Adesso con questo toccherebbe tipo buttargli l'acqua in questo modo. Ok, ancora. Perché non fai vedere le cose? Mi spieghi? Madonna, che cameraman utile che ho trovato. Vabbè, ormai, Simo, ormai ho fatto. Ma che palle che sei. Sto soltanto aspettando che zoomi e poi ti lancio il coltello addosso. Guarda, Non guarda il dito come gli prude. Guarda il dito come gli prude. ho mai zoomato adesso. Ho notato perché si vede. Temeno. Lo so che. Guardalo! Ok. Si sente? Però, qua l'ho fatto un po' male, mi sa. Mi sa che ho cambiato angolo all'ultimo. Maledizione. Ce la faccio secondo te a tagliarmi tipo i peli del coso? Del braccio? Come fanno nei video? Mi sa che non l'ho ancora affilato bene. Dai cazzo, tira l'angolo bene e poi lo dai di piatto. Direi che forse hai fatto un po' un casino l'ultimo. Che palle. È perché scusa, ma stiamo a fa da un'ora sta cosa. Domani si rifà, dai. Ma chi ti si incula? Ma ho tagliato dei peli! Mi stanno cadendo i peli dal. Ma che sei serio? Guarda, ci stanno i miei peli di prima che ho cercato di tagliare. Ok, non volevo arrivare fino a questo punto, ma ho preso anche questo. Questo robot dovrebbe essere utilizzato per della mette dei barbieri in pratica, no? Giusto, se non sbaglio si chiamano così. I rasoi, Sì, ecco. ormai non li usano più. Dici? Come mai? È tanto bello. Comunque, stavo dicendo, in pratica, questa dovrebbe essere della pasta abrasiva. Ho cercato di trovarla verde perché qua c'è tipo la cosa verde, però poi è brutto perché giallo e verde non stanno bene insieme. Ma voglio vedere se con la pasta. Si chiama pasta abrasiva, credo, vero? Non lo so. Ci sarà scritto da qualche C'è parte. scritto Streichenrimenpasten. È un po' tedesco. Se non è abrasiva è offensivo. Ho visto delle tecniche. So che con le tecniche, teoricamente, tocca tenerlo. Così e poi girare così e fare continuamente questo movimento qui. Poi in teoria ho visto che tocca fare pure con questa parte qui, questa, e rigirare sempre però a coltello asciutto di nuovo. Tu te ne rendi conto che è un'ora che ci sta quasi, a detta tua, che Goku cerca di oltrepassare il limite. Quante puntate ci vorranno? Quando è che sblocca l'ultra istinto? Funziona! Ok, ragazzi, ho passato letteralmente tutta la giornata di ieri a cercare di capire come affilare questo dannatissimo coltello. Ed in tutto questo vi posso dire che la soluzione era veramente, ma veramente semplice. In poche parole, l'ultima pietra per affilare l'ho usata nel modo sbagliato. Infatti, quello che ho fatto io è stato praticamente fare questi movimenti qui, quando in realtà i movimenti che avrei dovuto fare erano questi qui, ovvero un movimento
per metà circolare, non so neanche come chiamarlo sinceramente. Ed ovviamente dopo circa mezz'ora che mi sono divertito con questo, mi dispiace che non l'ho fatto vedere in video, non ci ho pensato a registrarlo davvero, non lo so. Che youtuber sono? Vabbè, ed ovviamente la stessa cosa doveva essere fatta anche con questo. In poche parole, i movimenti sempre questi e la lama praticamente appoggiata a questo robot. Quindi, sì, un altro errore che ho fatto. No, però è una cosa troppo soddisfacente, Simo, te lo giuro. Cioè, guarda, è troppo bello. Allora, adesso... Potreste farlo anche voi con la gola dei vostri fan. Dai, Simo, che mi demonetizzano il video. Comunque, allora, dato che ho visto tutti questi video di persone che fanno coltelli straaffilati, ho pensato, cioè, ok, taglia la carta. Che tristezza. Perché appena dico una cosa poi non funziona? Però adesso vorrei tipo provare, perché ho visto persone che facevano video dove tagliavano i pomodori in un modo molto fino, quindi adesso mi siedo qua, vediamo un attimo qua, Simo, voglio vedere se riesco. Lo sto tagliando? Sì. Perfetto. Ok, circa. Fa vedere? Si vede, guarda che figata, Simo. È troppo bello, aiuto. Fighissimo, ok. Posso dire di essere soddisfatto. Ci credi che in questo momento questo è il coltello più affilato che ho in casa? Quando lo tagli con un coltello così buono, è anche più buono il pomodoro. Vabbè, comunque, se andiamo avanti così, mi sa che continuerò a tagliare pezzi di carta fino a domani. Quindi sapete che c'è. Credo che sia arrivato il momento di darci un taglio a questo video. Ciao. Niente, le auto non le rifarò mai più. Porco, devo fare un foglio nuovo.